La giornata conclusiva della settimana europea a Sulmona, che si è tenuta presso l'Abbazia Celestiniana, è servita a contrastare l'euroscetticismo e parlare delle politiche europee di sviluppo a favore delle aree interne. Diciamo che questo di Sulmona è uno dei molti eventi che noi stiamo organizzando in Italia in questo periodo. Lo chiamiamo l'iniziativa Primavera dell'Europa, perché appunto sono eventi che si svolgono un po' a cavallo del 21 marzo, giornata d'inizio della primavera, e cercano proprio di portare l'attenzione dei cittadini europei e di quelli italiani nella fattispecie su quelle che sono le opportunità e i benefici che l'Europa può dare al cittadino europeo. L'evento è stato organizzato dal Comune di Sulmona, che si è aggiudicato in qualità di capofila il progetto europeo WIT, We Are the Europe, Euroscepticism, No Thanks, nell'ambito del programma Europa per i cittadini. Le finalità di questo convegno sono di parlare di comunicazione, di come si può comunicare meglio l'Unione Europea attraverso appunto le nostre sedi in Italia, che sono la rappresentanza della Commissione Europea a Roma, ma anche i 44 EDIC, che sono praticamente gli Europe Direct Center, i centri Europe Direct che sono sparsi sul territorio, e anche i centri di documentazione europea, che sono 50 su tutto il territorio. Noi abbiamo delle misure importanti di sostegno alle imprese. Adesso siamo in una fase di recessione in Italia, ma in tutta Europa c'è un rallentamento dell'economia, quindi questi fondi a disposizione servono a permettere alle regioni, quelle in difficoltà maggiore, in difficoltà minore, a reggere l'urto della globalizzazione, ad essere sempre più competitive. All'evento era presente anche il sindaco di Sumperk, la città ceca con la quale Sulmona è gemellata, e gli studenti del polo scientifico-tecnologico Enrico Fermi. Giovani ragazzi hanno svolto un ruolo da protagonisti, questo ci fa ben sperare, perché il futuro dipende proprio da loro. I nostri giovani devono formarsi, devono fare esperienze in Europa, all'estero, crearsi delle competenze nuove e innovative grazie a questa circolazione nel mondo e nell'Europa, ma poi tornare qui a casa, investire, apportare le proprie competenze per poter creare uno sviluppo locale ed un futuro a tutto il nostro territorio.